Lo chiederei a Marco Peroni come nasce quest'idea, perché raccontare una figura così complessa e così moderna attraverso la grafica, come nasce quest'idea, quanto tempo, quanto lavoro, quanta fatica, quali difficoltà avete trovato? Il padrone è un socialista e quindi nasce già tutto con l'idea della una distribuzione in forma maggiore della ricchezza, del welfare aziendale per primo in Italia, eccetera. Il figlio è un umanista come formazione, anche se ingegnere, ma dal punto di vista intellettuale molto ricettivo sull'idea umanista, come sensibilità, diciamo, e tenta di conciliare, avendo visitato 105 fabbriche negli Stati Uniti, la necessità di importare la catena di montaggio, perché è l'unico modo per stare sul mercato in modo vincente, con gli ideali del padre, che erano anche i suoi, ma che evidentemente doveva aggiornare alla luce delle nuove esigenze della storia, parliamo degli anni 30. E scrive una frase, tra le tante bellissime, che ci scaraventa subito la sua attualità, e cioè, in un contesto che sarebbe stato di lì a poco di guerra fredda, quindi appunto la rigida contrapposizione tra due blocchi economici, sociali, politici, militari e quant'altro, lui scrive, la soluzione del conflitto non si risolve con il compromesso tra le forze, ma con la sintesi tra le idee. Ora, noi abbiamo sperimentato tutte le forme possibili di compromesso fino alle larghe intese di questa mattina, no? Ma a livello di sintesi non abbiamo sperimentato quasi niente. Cioè, il compromesso è un'assicurazione sulla vita, il compromesso è la cosa per cui io sono della mia idea, tu sei della tua, ci picchiamo, c'è un fronte che si sposta a seconda di chi è più forte in quel momento. Okay? Quello è un compromesso che lascia intatti nel profondo chi siamo e ridefinisce la società sulla base del rapporto di forza, della distribuzione della ricchezza subito. Allora, 20% in più agli operai sulla base contrattuale, 10 mesi di maternità retribuita alle donne, sabato lasciato libero molto prima che i sindacati osassero chiederlo, 2 ore di pausa pranzo perché ci fosse il tempo, una volta mangiato, di ascoltare concerti di musica classica tenuti da orchestre di 30-40 elementi, lunedì, martedì, martedì, Giorgio Gaber negli anni primi anni 60 che va a suonare nella pausa pranzo, mostre d'arte nei tutti i centri culturali vivettiani, una biblioteca per ogni comune dell'anfiteatro Morente in cui abitiamo, una biblioteca per ogni reparto, opere d'arte. Olivetti capisce un'altra cosa, che la cultura, contrariamente a quello che diceva Tremonti qualche anno fa, che diceva che con la cultura non si mangia, guardate bene, mi è facile fare il fenomeno parlando male di Tremonti perché è incappato, credo che lo dicesse in buona fede, cioè per Tremonti la cultura è il settore delle attività del tempo libero degli italiani. Okay? Il settore produttivo che dà 3 lavoratori su 100, perché addetti al cinema, al teatro, all'editoria, quelli saranno 3 su 100, per cui lui dice ok, parliamo prima degli altri 97, però non capendo che la cultura non è solo il settore dell'intrattenimento, del tempo libero degli italiani, ma è l'ambiente in cui viviamo, la principale risorsa economica. Olivetti lo capisce e cosa fa? Invece di tenere come in Fiat la cultura confinata nel piano alto, nei dirigenti, nel direttore del personale, con un secondo piano, immaginiamo 3 piani, Fiat, Lingotto, intelligenza in alto, cultura in alto, un piano intermedio di impiegati e una catena di montaggio sotto a cui chiedo solo forza fisica. Okay? Se io un operaio chiedo solo forza fisica, mi ridà indietro forza fisica tutta la vita. Punto. In quel sistema lì, quando lunedì mattina si guasta per caso la catena di montaggio, l'intelligenza deve scendere dall'alto, andare a guardare cosa è successo, tornare su, elaborare una soluzione, tornare giù e far partire la cosa. Al martedì litigano qualcuno, un operaio vuole andare in bagno, non gli danno il permesso, succedeva perché si vede in Fiat, così, rissa, tira magari la chiave inglese sulla schiena, scende il direttore del personale, lo psicologo, guarda cosa è successo, torna su, elabora la soluzione, torna giù, allora quella roba lì è lenta. Okay. Olivetti capisce che se io la solidarietà la tengo dentro il sistema produttivo e gli operai capiscono il senso della fatica, e se la cultura la tengo dentro facendo studiare biblioteche, concerti, sviluppando il gusto per il bello anche degli operai, delle tute blu,
quella gente lì, oltre a sentirsi coinvolta, sa parlare, sa esprimersi, e allora la catena di montaggio facilmente non si guasta neanche lunedì mattina, la rissa al lunedì non succede neanche. C'è proprio un'idea di cultura non come qualcosa da elargire, da ostentare, ma una visione completamente diversa che è di cultura come risorsa economica principale.